Da Piacenza Legnago porta a casa un punto molto importante, tiene testa ad una grande decaduta del calcio professionistico il Piacenza e alla fine è 2-2 gol di Tommaso Lella. Legnago pericoloso già al quinto con un destro alto sopra la traversa di Ferrari, al settimo invece il vantaggio del Piacenza, il traversone in mezzo, la respinta e poi il destro sul primo palo di Fumasoli che mette KO il portiere Legnago, Budicin che ha trovato probabilmente la palla ma non è riuscito a fermare la stessa. Erroraccio difensivo del Piacenza che consente il pareggio del Legnago con Pietro Filippini, con dalle tribune l'urlo contro la difesa del Piacenza, probabilmente colpevole in questo episodio di campionato di essere un po' troppo leggera. Grande festa nei pressi della panchina del Legnago. 31esimo, c'è ancora Piacenza con Cortesi, debole il tentativo e poi con Martino da lontano senza pericoli per Budicin. Ripresa con il Piacenza, già al quinto pericoloso con Volpe, scarica un bel destro su Budicin che respinge il pallone, devia il pallone in calcio d'angolo, ancora Volpe e Alessandroni che confezionano una bella palla in area di rigore per De Vecchis, il gol ma è lì vicino, è nei pressi, attenzione a Alessandroni, a destra per Volpe, il traversone in area di rigore per De Vecchis che realizza di testa il gol del 2-1, 22esimo di gioco del secondo tempo, 10 più tardi ed è il pareggio di Tommaso Lella, area di rigore e da quella posizione Lella non sbaglia, facile difesa sicuramente del Piacenza da rivedere, ma Legnago che porta a casa un punto preziosissimo.